È una società che ho fondato insieme ad alcuni amici imprenditori che si occupa di investimenti nel campo delle start-up tecnologiche con una specializzazione nel segmento di internet. Soprattutto perché veniamo da quel mondo, abbiamo fatto le nostre aziende in quel campo, è un settore in forte crescita, è uno di quei settori dove ancora i fatturati crescono a due cifre. I mercati sono in profonda trasformazione, quindi ci sono un sacco di opportunità e da un lato questa era l'idea iniziale. Poi la cosa interessante è stato venire a contatto con insomma, tutti i ragazzi italiani e le community che ci sono in giro per l'Italia di gente che sta facendo startup. Insomma, da lì ci siamo convinti che c'è un'opportunità oggi in Italia che sta qua. Insomma, è anche quello che ci piace fare come. Siamo anche specializzati, conosciamo quel campo. Ciononostante, in realtà negli ultimi anni abbiamo lavorato molto anche con le università e anche da lì abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni o con gli incubatori. Per entrare nel processo ci deve essere una buona idea ben presentata, dando l'idea di aver chiaro che c'è un'opportunità con una soluzione in un contesto di cambiamento ad un problema che evidentemente non ha soluzioni migliori, insomma, e questo è il punto d'ingresso, però il punto di uscita, cioè la decisione poi di investire, alla fine viene sul fatto di aver conosciuto i fondatori, gli imprenditori, il team che c'è dietro, capire le loro capacità, le loro prospettive, anche la loro capacità di creare alla fine un'azienda, perché poi il nostro obiettivo è creare aziende di successo. Ma secondo me qualunque progetto che possa generare delle buone aziende competitive in grado di magari lavorare sui mercati internazionali, perché internet comunque ha questa caratteristica di essere comunque un mercato globale e abbastanza accessibile, quindi dovremmo intravedere sicuramente lì un'area di sviluppo. Più che altro ascoltando, perché la parte più bella del lavoro che facciamo è quello che appunto riceviamo diverse centinaia, qualche migliaio di business plan all'anno. È un lavoro estenuante, però in mezzo a tante idee. Innanzitutto, spesso tutte le idee hanno comunque un fondamento, però poi alla fine uno deve focalizzare l'attenzione su pochi progetti. Noi riusciamo a fare in questi tempi un investimento al mese o due, ed è già tanto. E quindi, insomma, c'è tutto questo aspetto dell'idea arriva direttamente dai proponenti, dai ragazzi. E la cosa più affascinante in questo contesto, secondo me, è considerando che non ci occupiamo di internet, spesso ci capita di interagire con imprenditori che hanno poco più di 20 anni. E a volte alcuni di questi hanno effettivamente una conoscenza profonda delle tecnologie, di internet, e hanno anche una chiara vision del mercato, interessante. E anche una freschezza di idee di trovare soluzioni nuove a problemi importanti. Quindi, se vuoi, siamo molto, tra virgolette, opportunisti, cioè stiamo ad ascoltare e poi quando troviamo delle storie interessanti, da lì iniziamo un lavoro di approfondimento fino a decidere di investire.